aperto qui a Verona il Vinitaly. Il 2015 è stata un'ottima annata, ma quali sono i punti su cui viticoltori e ministero si devono impegnare per migliorare il settore? Beh, dobbiamo continuare a investire sempre di più sui mercati internazionali, in particolare su alcuni mercati specifici, penso agli Stati Uniti e non solo. Dobbiamo lavorare bene con le risorse che abbiamo. Abbiamo appena approvato l'OCM promozione, che è uno strumento fondamentale per aiutare le nostre imprese, soprattutto nei mercati extra UE. E poi organizzare sempre meglio, unire le forze dei produttori, unire le forze delle fiere italiane che si devono presentare unite in giro per il mondo. E insomma, sono tutti passi che stiamo facendo, secondo me molto utili, molto importanti. In questo anche l'accordo con Banca Intesa sull'accesso al credito per le aziende può dare una mano? Sì, assolutamente sì. Quell'accordo parte in particolare dal settore lattiero caseario, ma si sviluppa per fortuna per tutto il settore agricolo, quindi anche per le altre filiere, e per cui penso che possa essere uno strumento che accompagna in particolare in situazioni di difficoltà, visto che da una parte realizza una moratoria dei debiti e dall'altra sviluppa un plafond di risorse potenzialmente dedicata proprio ai progetti agricoli e agroalimentari. Se posso, l'ultima cosa, il ruolo dell'innovazione in questo settore che fa della qualità insomma il suo punto di forza. Beh, penso che sia l'altra vera faccia della medaglia, l'altro vero nodo fondamentale. Credo che anche inaugurando oggi Vinitaly abbiamo detto in maniera molto chiara che su questo fronte bisogna avanzare. È un tema di tecnologia, è un tema di strumenti, è un tema anche di nuova organizzazione. Io credo che lungo tutti questi percorsi anche Vinitaly sarà un'occasione per svoltare.